Allora, ciao a tutti. In questo video mi vorrei struccare con voi. Dovrei trovare il modo per appoggiare il telefono, però, perché così non mi posso appoggiare. Ho trovato un modo, aspettate. Allora, per struccarmi vado a utilizzare questo qua, che è di Eco Laboratoire. È un prodotto biologico, mi è stato mangiato dall'azienda e è un gel micellare. L'ho utilizzato solamente una volta e basta. E poi vado a utilizzare questo qua che è il pannetto, quello della Sien. Ed infine, aspettate che ci tolgo lo scotch, l'avevo messo prima per portarlo qua dai miei e non farlo rovesciare. Il latte detergente al caviale di Natura Siberica. Allora vado a inumidire il pannetto. Allora, pannetto inumidito, applico il gel micellare, non ha un odore particolare e confezione non è comodissima comunque. Vediamo se strucca gli occhi perché io non ho portato un bifasico, solamente questo qua, quindi speriamo. Comunque profumazione molto molto delicata, non brucia gli occhi. Diciamo che strucca anche bene. Allora, il trucco che mi sono fatta è veramente una scemata di trucco. E vi lascio il link appunto dove mi trucco con voi. Io divento anche scura, non so perché. Un occhio, vado a fare anche l'altro. Cambio mano magari, voi che dite? Questo pannetto è veramente molto comodo, morbidissimo, mi piace un sacco, pagato pochissimo. Se vi capita di andare alla Lidl, di trovarlo, ora so che è un periodo un po' particolare, quindi io ad esempio la Lidl, siccome non è nel mio quartiere, non ci posso andare, a parte che in questo quartiere qua dove ci stanno i miei genitori non c'è nulla, a parte un Penny piccolissimo che non ha mai nulla, quindi ecco, vabbè. Ho visto che però Iperzoop consegna a casa, quindi magari poi quando più là mi servirà qualcosa, magari faccio un ordine e vediamo un po'. Per adesso ho tutto, mi sono portata, non mi sono portata vestiti, mi sono portata solamente il pigiama, ma ho portato tutte le cose per la skincare. Pensate voi come sono matta, ma tanto cioè non si esce, quindi era inutile portarsi i vestiti per uscire. Vado a struccare anche le labbra. Mi scuso per l'inquadratura, ma meglio di così non posso fare. Allora, questo è quanto vado a risciacquare il pannetto, poi prendo il latte detergente. Vado a mettere quindi questo. La profumazione è molto buona, l'ho utilizzato qualche volta, due o tre volte per lavarmi il viso come se fosse proprio un detergente per il viso e devo dire che mi è piaciuto. Allora, vado ad utilizzarlo. È idratante, è delicato, è molto molto buono, mi piace un sacco e strucca molto bene. Io avevo solamente la terra sul viso, quindi non avevo grandi cose. Lo ripasso anche appunto sugli occhi per eliminare eventuali residui di matita o mascara. Allora, non fateci caso se ho la pelle in alcuni punti un po' arrossata, come ad esempio gli occhi. Perché mi si arrossano sempre, ho la pelle molto delicata, come si può vedere sono molto bianca. Ecco qua, appanna leggermente gli occhi questo latte detergente, però mi piace molto, è veramente molto buono e poi ne basta poco ed è molto molto delicato. Ok, adesso per lavare il pannetto utilizzo il semplice sapone per le mani, una saponetta, do una sciacquata, ritorna perfetto e poi lo lascio asciugare.
Dopodiché vado a lavare il viso con un detergente, sto utilizzando quello dei Provenzali, che però adesso non vi faccio vedere perché sarebbe scomodo, non so dove appoggiare il telefono. Quindi, video molto veloce, per farvi compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!